Reduci da Genova, una splendida serata insieme. Proseguiamo un argomento che sta facendo veramente discutere. Questa puntata può essere vista singolarmente o ancora meglio insieme alla puntata della settimana scorsa, sempre sull'argomento della Luna, sempre con Nicola Bizzi. Questa sera parliamo di viaggi antichi lunari e ne scopriremo delle belle. Sigla e poi entriamo con Nicola. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia, facciamolo anche noi la storia, facciamolo in prima persona, possiamo veramente cambiare tanto. E tanti auguri Nicola Bizzi, che piacere averti insieme a noi, ti porto l'affetto di Genova, come stai? Bentornato. Ciao Gianluca, tutto bene, grazie, grazie veramente, ci tengo veramente a ringraziare tutti, ho ricevuto tanti messaggi, mi ha fatto molto piacere. Tanti messaggi di auguri anche in chat, tante home, questa sera gran bel argomento, fedelissimi veterani, abbonati, grazie di cuore anche per i super sticker, grazie di cuore anche per le classifiche, in un paese in cui regna il gossip e diciamo così l'ambiente letterario è occupato al primo posto da Ilary Blasi, noi facciamo quel che possiamo per cercare di cambiare le cose con chi vorrà viaggiare insieme a noi. Nicola, tante impressioni, tante domande, tanto successo sulla puntata della settimana scorsa, se ti va un rapido recap e poi entriamo in argomento di questa sera, mentre ci fanno sapere che stranamente non arrivano le notifiche, ve ne prego, controllate sempre di essere iscritti anche a questo canale, 78.200 è un bel traguardo, ma insieme raggiungeremo i 100.000, nonostante le notifiche che non arrivano e nonostante le iscrizioni che di tanto in tanto vengono tolte. Allora, stasera torniamo a parlare di Luna, grande richiesta, ma anche perché io devo dire, sono rimasto sorpreso, no, perché non mi sorprendo più di niente, ma diciamo piacevolmente stupito dall'alto numero di visualizzazioni della scorsa puntata. Fra l'altro è stata anche una puntata purtroppo infelice perché è stata breve, e era registrata e per via di impegni personali e non la potevamo fare più lunga, proprio per esigenze varie. Quindi è stata una puntata di appena un'oretta, poi dopo ci sono stati i commenti di Marco Enrico De Graia, di Gianluca, ma è una puntata in cui fra l'altro ho detto una minima parte di quello che avevo preparato, di quello che avrei voluto dire, di quello di cui avrei voluto parlare. Ma mi ha fatto una buona impressione il fatto che ci sia stato così tanto interesse. E sinceramente non lo pensavo, perché un interesse simile l'ho visto quando si parla di Anunnaki, quando si parla di Sumeri, magari quando si parla di tematiche vicine alla cultura cristiana, quando abbiamo parlato della Maddalena, dei Templari, del Santo Graal, oppure di un tema evergreen come quello di Atlantide, che suscita sempre tanto interesse e tanto scalpore. Ma il fatto della Luna, il fatto che susciti tanto interesse e il fatto soprattutto che sia un argomento divisivo deve farci riflettere. Ora, non sto qui a riepilogare quello che abbiamo detto nella scorsa puntata, anche perché sì, sarebbe utile, sarebbe interessante, ma porterebbe via tempo a tante tematiche che vorrei affrontare stasera. Ma dirò semplicemente questo, io ho affrontato, l'ho presa un po' larga, ho affrontato il tema della Luna e della questione dei viaggi sulla Luna e io l'ho affrontato in un'ottica aperta, mostrando come mio solito una mente aperta al confronto e soprattutto aperta al dubbio
E non abbiamo parlato, perché non c'è stato tempo, di tutte le incongruenze tecniche relative alle missioni Apollo. Lì non basterebbero 10 puntate. D'altronde c'è un bellissimo documentario realizzato da Mazzucco, che ha fatto un lavoro esemplare sulla questione Apollo. E anche perché, come vedremo stasera, ormai è dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, e guardate, ci sono le prove scientifiche, le prove matematiche, le prove fotografiche, tutte le prove che volete, che tutti i filmati che sono stati diffusi in merito alla missione Apollo 11 e anche a diverse missioni successive, tutte le fotografie, non una esclusa, che sono state diffuse relative alla missione Apollo 11, missioni precedenti e missioni successive, perché l'Apollo è arrivato ufficialmente fino alla 17, sono artefatte. Vale a dire che sono foto che molto probabilmente non sono state fatte sulla Luna, che verosimilmente, come risultato dai riscontri, sono state fatte in studi al chiuso, in veri e propri set cinematografici. Perché? Perché evidentemente si è voluto occultare qualcosa, un qualcosa che non poteva essere mostrato al pubblico. E abbiamo parlato poi di tante altre cose, abbiamo parlato delle anomalie lunari, una cosa che ha fatto molto rumore e che ha diviso anche molto i commenti, la chat, è la questione che era stata avanzata nel 1970 da due scienziati, guardate bene, non due ciechi pavone della situazione, insomma, due scienziati veri che si chiamavano Mikhail Vassin e Alexander Scherbakov, due astrofisici dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, che nel 1970, all'indomani della presunta missione dell'Apollo 11, pubblicarono sulla prestigiosa rivista scientifica sovietica Sputnik, quindi non su Novella 2000, ma sulla rivista Sputnik, un articolo scientifico in cui avanzavano un'ipotesi tutt'altro che fantascientifica, che la Luna possa essere cava, ma non solo, che possa essere addirittura artificiale e che possa quindi essere stata realizzata in un tempo sicuramente molto remoto da una civiltà intelligente, presumibilmente non umana. Poi abbiamo parlato delle varie anomalie, abbiamo parlato dell'orbita lunare, abbiamo parlato delle conseguenze che la Luna ha sulle maree, sul nostro pianeta, sul ciclo della natura. Abbiamo parlato della presenza insolita di particolari metalli e di particolari sostanze sulla superficie lunare, del fatto che la Luna non abbia, a quanto pare, l'età della Terra. Anche questo ha suscitato molto rumore, perché la versione ufficiale che continuano a propinare sui libri scolastici e addirittura anche nei testi universitari, no, è che la Luna si sarebbe formata quando la Terra era giovanissima, no, oltre 4 miliardi di anni fa, si sarebbe formata in seguito all'impatto, a un fantomatico impatto con un grande corpo celeste delle dimensioni più o meno, non so come abbiamo fatto a calcolarle, ma delle dimensioni ipotetiche di Marte, e questo impatto avrebbe generato un alone di una sorta di anello di tipo di Saturno, no? Intorno alla Terra, di detriti, di rocce, che poi si sarebbero condensate in una palla e avrebbero dato origine al nostro satellite. Questa è ancora la versione ufficiale che danno nei libri di scuola, pensate un po'. Mentre è stato ormai dimostrato, anche se non ne parlano volentieri, ne parlano sotto traccia. Lo sapete, no, che fanno tanti congressi scientifici a porte chiuse? E ne parlano molto i miei amici che hanno scritto il libro Il risveglio degli antichi. C'è un bel capitolo iniziale dove si parla di certi convegni scientifici a porte chiuse, non addetti soltanto, aperti soltanto agli ultra addetti ai lavori, dove neanche i giornalisti possono accedere, in cui viene fatto un po' a volte il punto della situazione su certe questioni scomode.
e sapete quanti ne hanno fatti sulla Luna. E, praticamente la Luna è venuto fuori che sarebbe più antica della Terra, secondo alcune nuove stime. Ma anche qui è dubbia la cosa, perché ci sono tanti autori antichi, autori dell'antichità classica, addirittura di epoca romana, senza andare necessariamente nella cultura greca, che ci hanno parlato di un'epoca in cui la Luna non c'era, di un'epoca in cui le stagioni erano diverse, in cui forse non c'erano le stagioni come oggi, un'epoca in cui non c'era la Luna. Ma non ce la descrivono come un'epoca risalente a miliardi di anni fa, ma come un'epoca risalente ad alcuni millenni fa. E questo dovrebbe veramente farci riflettere. Ci sono poi tante altre leggende, tante altre tradizioni che ci parlano di una precedente Luna. Questa tradizione si è riversata poi nella cultura greca, in cui si parla dell'argente Amene, che sarebbe stata poi sostituita da Selene. Quindi una precedente Luna che non c'è più, che si è schiantata sulla Terra, chi lo sa, e che è stata sostituita da che cosa? Molto probabilmente da, se vogliamo stare coi piedi per terra, diciamo, rimanendo per un attimo su dati scientifici, molto probabilmente da un pianeta. Perché la Luna non ha le caratteristiche di un satellite. La Luna, per quanto sia relativamente di piccole dimensioni, ha una superficie più o meno come quella dell'Australia, ma la Luna ha più le caratteristiche di un pianeta nano, come potrebbe essere Plutone, o anche lo stesso Mercurio, che è più vicino al Sole. Ha tutte le caratteristiche di un pianeta, si presume che abbia avuto un'atmosfera, conserva ancora, e se ne parla poco, un'atmosfera per quanto rarefatta, molto a livello del suolo, ma ce l'ha. Pare che abbia avuto un campo magnetico, pare che abbia un nucleo. Io dico pare, perché io mi attengo soltanto a quello che leggo, ma bisogna avere veramente la mente aperta, perché gli studi di Vassin e Scherbakov ipotizzarono veramente che la Luna possa essere cava e addirittura di natura artificiale, sulla base della risonanza che emette il nostro satellite ogni qualvolta viene colpito. Addirittura avrebbe messo una risonanza tale in conseguenza dell'atterraggio delle sonde ufficialmente arrivateci, che si sarebbe protratta per ore, suonando come una campana a vuoto. Chiaramente gli scienziati per quanto si tratti di uno studio scientifico, questo dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica, lo hanno rigettato in Occidente, e se andate a cercarlo su internet lo trovate come una bufala. Questi certi checker, no, sono così bravi a far passare per bufale tutto quello che non si confà con i loro schemi, con i loro dettati, con i loro paradigmi, o meglio, con i paradigmi dei loro padroni, quelli che pagano. Quindi, però questa cosa ha suscitato molto scalpore. Ma al di là di tutto questo, poi abbiamo parlato di romanzi, abbiamo parlato di Verne, torneremo a parlare stasera anche di romanzi, perché stasera parleremo anche di antichi viaggi lunari, parleremo di antiche menzioni di un'esplorazione dello spazio, parleremo anche di ipotetici resti sulla Luna di antiche civiltà. Ma volevo cominciare la serata di stasera con una riflessione. Allora, ci aiuterà molto lo studio realizzato dall'amico Umberto Visani, che Umberto Visani alcuni anni fa pubblicò un libro molto interessante intitolato Mai stati sulla Luna? Punto interrogativo. Un libro che, al di là del titolo apparentemente provocatorio, è veramente obiettivo. Io devo dare atto a Umberto di aver scritto un libro che è molto obiettivo e molto sulla mia linea. Perché? Perché io mi ritengo un possibilista su tante questioni. Chiariamo una cosa, io non ho la verità in tasca. Posso avere delle informazioni. Sì, effettivamente ho anche delle informazioni riservate che mi sono state date.
ma non sono assolutamente in grado di poterle verificare al 100%. Mi sono documentato, ho letto tanto materiale riguardo alla Luna e all'esplorazione dello spazio, ma non ho e non pretendo di avere la verità in tasca. Ma il mio approccio è assolutamente antidogmatico. Perché per un motivo o per un altro o per tanti motivi messi insieme, io non mi fido più dei paradigmi della cosiddetta scienza ufficiale. E qui si apre una vera e propria finestra di Overton. Perché? Perché sono tante le persone che obiettivamente, a ragione, dubitano o cominciano adesso a dubitare della cosiddetta scienza. Ne dubitano in campo medico, ne dubitano in campo biologico, in campo antropologico, in tanti campi, e chiaramente anche in campo astronomico, anche nel campo relativo all'esplorazione spaziale. Questi dubbi sono aumentati a dismisura anche grazie alla diffusione di internet, anche grazie alla diffusione di YouTube e di tante altre piattaforme che permettono la diffusione di video. Questi dubbi sono aumentati a dismisura dopo che sono emerse tante documentazioni provanti la falsità dei filmati della NASA. Questo cosa ha fatto? Questo ha fatto generare un sospetto di fondo presso centinaia di migliaia di persone che le missioni Apollo non siano mai avvenute. Ma non solo. Che non siano avvenute altre missioni di qualunque tipo al di fuori dell'atmosfera terrestre. E qui veramente si apre una finestra di Overton, ve lo dico io, per un motivo. Allora, cerchiamo di ragionare. È lecito, è pienamente lecito mettere in dubbio la falsità dei filmati della NASA. Perché esami fotografici, magari ne parleremo stasera anche nel dettaglio, il libro di Umberto Visani ci parla molto bene del problema relativo al parallasse. Il parallasse è un termine tecnico fotografico, ma che pensate che alcuni anni fa uno scienziato ucraino, fra l'altro, Oleg Olenik, molto esperto in fotografia, ha passato mesi ad esaminare i filmati e le fotografie delle missioni Apollo e li ha smontati tutti semplicemente avvalendosi delle regole trigonometriche del parallasse, dimostrando che tutti i fondi, le montagne lunari in sottofondo, sul fondo delle immagini e dei filmati, i crateri, l'orizzonte, erano distanti dall'obiettivo che ha scattato quelle foto o dalla cinepresa che ha girato quei filmati, non chilometri come avrebbero dovuto essere, ma poche decine di metri. Nel caso più eclatante, 300 metri, nel caso più di massima distanza. Quindi le montagne lunari presenti sullo sfondo dei filmati e delle foto erano chiaramente proiettate, secondo una particolare tecnica molto in voga nella cinematografia fino agli anni Ottanta, prima che si utilizzasse lo schermo verde sul quale poi, sul fondo, con gli effetti speciali dei computer, oggi si può fare di tutto, ma prima si utilizzava una tecnica per proiettare su un grande schermo, chiaramente alle spalle dei protagonisti di un filmato, di una foto, per proiettare un orizzonte, quindi per proiettare l'immagine di montagne. Ma questo cosa provocava? Provocava una netta linea di distacco, che tra l'altro è evidente in tutte queste immagini. Ma io non voglio tanto concentrarmi sulle immagini, voglio arrivare al sodo, a spiegare la mia riflessione. Allora, è lecito dubitare che questi filmati siano falsi, eppure lo dice la scienza, no? Quindi si mette in dubbio la scienza, va bene, ben venga. Ma
tutte le, la buona parte, mi sono accorto dai messaggi in chat, dai commenti al video, buona parte delle persone che giustamente, come me fra l'altro, dubitano della falsità, dell'originalità di questi filmati, ma a questo punto c'è anche poco da dubitare perché è dimostrata la falsità di questi filmati, oltre ogni ragionevole dubbio, e le indagini, gli esami fotografici parlano chiaro. Quindi è lecito farsi un'opinione a riguardo che questi filmati siano falsi. Quindi si contraddice la scienza. Ma la stessa scienza che pretenderebbe di farci credere che questi filmati siano veri, ci ripete come un mantra, soprattutto negli ultimi anni, guardate bene, quando la scienza utilizza un mantra, diffidate. Ci ripete come un mantra negli ultimi anni che c'è un grosso problema ad andare nello spazio. Le fasce di Van Allen. Orrore. Queste fasce che hanno una funzione. Si chiamano così intanto perché sono state scoperte da uno scienziato, Van Allen. Sono sostanzialmente delle barriere, delle fasce radioattive a tutti gli effetti, che circondano ad una quota variabile, che varia da una quota minima ad una quota massima, che circondano il nostro mondo, che circonderebbero il nostro mondo, disegnando anche una figura molto carina. Quale sarebbe la funzione di queste fasce? Sarebbero generate intanto dal campo magnetico terrestre, quindi il campo magnetico terrestre avrebbe generato queste fasce invisibili ma letali, radioattive, che di fatto, secondo la scienza ufficiale attuale, impedirebbero le missioni nello spazio oltre l'orbita terrestre con equipaggi umani. E qui chiaramente si apre una contraddizione, no? Perché pare che le missioni Apollo non si siano curate minimamente. Già le missioni Gemini, vabbè, quelle furono orbitali, ma le missioni Apollo, che furono non semplicemente orbitali, almeno in teoria, pare che non si siano curate più di tanto della presunta letalità delle fasce di Van Allen. E qui scatta il dogma di quelli che credono ciecamente che siamo andati sulla Luna e che la versione della NASA sia oro colato, un dogma di fede, no? Scatta poi la contraddizione, giustamente, in tante persone che cominciano a dubitare del fatto che allora come mai la NASA prima riusciva a superare queste fasce e adesso non ci riesce più? Perché per la stessa missione degli astronauti attuali la NASA si starebbe scervellando per cercare di trovare una soluzione definitiva al superamento di queste fasce radioattive, vale a dire per poterle scavalcare con equipaggi umani a bordo. Potremmo scendere in dettagli molto minuziosi sulla misurazione di queste radiazioni. Sarebbero un po' noiosi, se volete poi ve ne parlo, sull'intensità della radiazione presunta di queste fasce, ma non lo farò adesso perché vorrei finire questa riflessione. Allora, la scienza ci dice che le missioni Apollo sono avvenute. La scienza ci dice che Neil Armstrong, che Buzz Aldrin hanno messo il piede sulla Luna, eccetera, eccetera, eccetera. La scienza ci dice che le missioni Apollo hanno proseguito fino alla 17ª. Va bene, si mette in dubbio la scienza, perché questa versione fa acqua da tutte le parti. Ma perché le persone che giustamente mettono in dubbio le versioni ufficiali della NASA credono ciecamente come un dogma di fede alla letalità delle fasce di Van Allen? Fatevi questa domanda. Non rispondete subito, fatevela. Allora, da un lato non credete alla scienza, e va bene, e anch'io ci credo più di tanto,
ma dall'altro credete ciecamente alla stessa scienza, alla stessa NASA, che vi vorrebbe far credere che le missioni Apollo siano andate come sono andate, che vi dice che le fasce di Van Allen non sono superabili e che sono pericolose e letali. C'è un po' di dissonanza cognitiva in tutto questo. Non dico che tutti abbiano questa dissonanza, ma io ho riscontrato questa apparente dissonanza cognitiva, purtroppo, in molti commenti al video. E guardate, non voglio essere polemico, perché io sono aperto di vedute, rispetto tutte le opinioni, sono aperto al confronto, ma mi chiedo, ma perché vi dovete fossilizzare mentalmente sulle fasce di Van Allen e sulla loro presunta letalità? Quando poi scopriamo che, avete mai sentito parlare del progetto Orion? Il progetto Orion è stato un progetto parallelo a quello delle missioni Apollo, un progetto che aveva grandi ambizioni. Era un progetto a cui ufficialmente sono stati tagliati i fondi. A questo progetto ha lavorato tantissimo uno dei più grandi scienziati del mondo, Dyson, Freeman Dyson. Avete presente la sfera di Dyson? Se ne parla spesso, no? Quando si ipotizza che certe stelle, certe pulsar, possano essere addirittura state ingabbiate da una civiltà tecnologica e da una sorta di intelaiatura esterna per catturarne l'energia. Questa sostanza, in parole povere, la sfera di Dyson, ipotizzata da questo grande scienziato. Dyson è stato un po' il deus ex machina di questo progetto parallelo. Un progetto che, fra l'altro, nacque prima del progetto Apollo, un progetto che si proponeva di arrivare sulla Luna entro metà degli anni 60, poi di arrivare su Marte, poi di arrivare su Giove e su Saturno e addirittura su Alfa Centauri. Era un progetto che molto ambizioso, fra l'altro molto meno dispendioso ufficialmente del progetto Apollo, di tutto l'apparato che ha girato intorno alle missioni Apollo. Addirittura sarebbe costato il 10%. Aveva un altro approccio per la propulsione. Sostanzialmente avevano elaborato un diverso metodo di propulsione basato su esplosioni nucleari. Per tanti motivi, ufficialmente questo progetto sarebbe stato accantonato, come altri progetti che ufficialmente sono stati accantonati. Ma con tutta la documentazione che esiste, perché guardate, questo è un progetto ufficiale, l'Orion, è un progetto di cui si trova tanta documentazione, l'Orion non si è preoccupato più di tanto, o quantomeno gli scienziati che sono stati dietro al progetto Orion, che hanno fatto progetti molto ambiziosi, non si sono curati più di tanto, non si sono dati tanta pena della questione delle fasce di Van Allen. Quindi, premesso che non si deve credere ciecamente a niente, premesso che si deve giustamente avere una mente aperta ed essere pronti a elaborare i dati, anche a ricredere le proprie opinioni, anche a rivederle, perché come la storia spesso è da riscrivere, lo è anche la scienza. Una scienza statica che non si evolve non è una scienza. La scienza dovrebbe essere sempre pronta a mettere in discussione se stessa, a mettere in discussione i propri paradigmi, ma raramente lo fa. Soprattutto quando la scienza dipende dal finanziamento economico. E non è più una scienza libera, perché è una scienza finanziata da grossi gruppi, da multinazionali, da chi sappiamo. Quindi, come mai giustamente mettete in discussione il fatto che le missioni Apollo non siano o mai avvenute o comunque non andate come vogliono farci credere, ma credete ciecamente a quello che vi dicono delle fasce di Van Allen? Io non ho mai visto le fasce di Van Allen, non le ho mai toccate. Posso attenermi a quello che leggo nei libri, posso basarmi sulla loro presunta radioattività, sui livelli di radioattività che sarebbero stati riscontrati durante le varie missioni spaziali, ma io lascio una finestra aperta.
Perché esiste una immensa documentazione che sta emergendo sempre di più su missioni spaziali parallele e segrete, finanziate da black projects, da progetti non ufficiali. E come giustamente osserva Umberto Pisani nel suo libro, ma anche tanti altri autori, tanti indizi, tanti elementi ci portano a pensare che l'attività della NASA in realtà sia stata da sempre finalizzata ad essere una sorta di copertura mediatica, un qualche cosa finalizzato a una distrazione di massa, uno strumento sì di propaganda, ma anche uno strumento di persuasione. Chiaramente c'è stata di mezzo la guerra fredda, c'è stata di mezzo la grande contesa fra Russia, Unione Sovietica e Stati Uniti, fra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti per la conquista dello spazio. I programmi spaziali sovietici sono stati sempre riservatissimi. Poco è emerso della vera natura e delle vere conquiste, potremmo dire, dei programmi spaziali sovietici fino alla caduta dell'Unione Sovietica stessa. Negli ultimi anni sono emersi tanti documenti che hanno dimostrato come l'Unione Sovietica di fatto era già tecnicamente in grado di arrivare sulla Luna a metà degli anni 60. E una delle versioni ufficiali che è stata diffusa è che la morte della povera cagnolina Laika, in seguito all'attraversamento delle fasce di Van Allen, questa è una delle versioni ufficiali, perché poi ne hanno date tre o quattro. La prima era che la cagnetta era tornata sana e salva e trionfante, ha festeggiato il suo ritorno. La seconda è che sarebbe stata avvelenata misteriosamente appena tornata sulla Terra. Ha circolato anche questa versione. La terza versione, quella diciamo ufficiale, considerata ufficiale dalle autorità russe adesso, è che invece questa povera cagnetta sarebbe morta poche ore dopo il lancio in seguito al surriscaldamento repentino della capsula. Questo surriscaldamento è stato trasformato successivamente nelle dichiarazioni giornalistiche russe in un sovraccarico di radiazioni. Quindi decidetevi, o è stato un surriscaldamento che ha incendiato la capsula o che l'ha portata a una temperatura non sopportabile per la vita, oppure sono state radiazioni, cioè non lo sapete neanche voi. Quando vedete queste versioni che contrastano, pare insomma che ci sia negli ultimi anni, ripetuto come un mantra, e fateci caso, la questione delle fasce di Van Allen. Addirittura hanno permesso a tanti astronauti o a tanti scienziati della NASA di fare dichiarazioni pubbliche in cui vanno a contraddire tutta la versione o parti della versione ufficiale delle missioni Apollo, dichiarando che stiamo ancora cercando di risolvere il fatto della radioattività delle fasce di Van Allen, come proteggere un equipaggio umano affinché si possa spingere là dove nessun uomo è mai arrivato prima, vale a dire dove? Oltre l'orbita terrestre. Ma come? Oltre l'orbita terrestre nessun uomo ci è mai arrivato prima? E voi avete mandato missioni Apollo fino alla 17ª sulla Luna? E anche qui non torna. Si contraddicono da soli. Ma non vi viene da pensare che sia tutto un grande teatrino per nascondere qualcos'altro? Che certe dichiarazioni vengano messe in giro anche per creare dissonanza cognitiva e per creare divisioni fra il pubblico. Quindi perché da un lato, come un dogma di fede, dire non siamo mai stati sulla Luna, quando non sappiamo se ci sono stati o no? Possiamo solo constatare, sulla base dei dati che abbiamo, che i filmati della NASA sono falsi.
Poi che l'abbia fatti Stanley Kubrick nel deserto del Nevada o che siano stati girati molto più probabilmente in set cinematografici, perché è venuto fuori che c'è proprio la presenza di un fondo sul quale venivano proiettate le montagne lunari e l'orizzonte. Quindi chiaramente un fondo privo di stelle, perché le stelle sono le stelle indicano la via e la posizione. Quando ci sono delle stelle visibili in un filmato o in una foto, si può benissimo capire il punto esatto, ma non le hanno potute mettere, chiaramente. Poi che li abbia girati Stanley Kubrick, anche lì la questione è controversa. Io la ritengo plausibile, anche perché Stanley Kubrick, il suo capolavoro 2001 Odissea nello spazio è stato pensato e ha cominciato a lavorarci parallelamente allo sviluppo delle missioni Apollo, attorno al 1964. Poi il film è stato realizzato in buona parte nel 69, quando poi è stato pubblicato, quando è stato diffuso nei cinema. Guarda caso, in concomitanza con la missione dell'Apollo 11. Uno Stanley Kubrick che, vista anche la grande competenza con le tecnologie di allora, con gli effetti speciali di allora, sarebbe stato perfettamente in grado di girare filmati o di realizzare comunque immagini fotografiche dell'allunaggio. Quindi sono più le domande che le risposte, ma non abbiate dogmi di fede, questo volevo dirvi. Il fatto che quei filmati siano falsi non implica assolutamente che sulla Luna non ci siano andati, perché ci sono tante testimonianze scomode, molte delle quali molto scomode, molte delle quali non vengono citate, che confermano che sulla Luna ci sono andati e come, che sulla Luna ci sarebbero andati anche prima, che addirittura. E ne parla sempre Umberto Visani nel suo libro, fra l'altro, che ci sarebbe stata una missione segreta, una missione parallela, potremmo dire, ben prima delle missioni Apollo. Sto parlando del programma spaziale Taurus. Pochi ne hanno sentito parlare, poco si trova in rete riguardo al programma spaziale Taurus. Questo programma spaziale Taurus avrebbe raggiunto, secondo alcune testimonianze, la Luna con equipaggio umano addirittura nel 1966. Chiaramente il tutto era gestito dai militari. E vi aspettate che una missione gestita dai militari venga resa pubblica? Rendono pubblico quello che vogliono rendere pubblico. Rendono pubblico quello che l'opinione pubblica può gestire, quello che ha un peso gestibile, un peso emozionale, un peso nozionistico, un peso visivo, un peso psicologico, sopportabile dall'opinione pubblica. Non viene reso pubblico tutto quello che può turbare l'ordine costituito. Tutto quello che mette in crisi i paradigmi della cosiddetta scienza ufficiale e soprattutto quello che può turbare l'opinione pubblica. Perché il sistema vuole una popolazione tranquilla, una popolazione succube, una popolazione di pecore, pecore plaudenti che come Panem et Circenses, no, esultano al passaggio della biga con i cavalli, oppure della navicella Shuttle, oppure dell'Armstrong di turno, e vogliono soprattutto che questa massa di pecore non si faccia troppe domande. E vediamo che quindi gli elementi ci sono. Però, che cosa succede? Anche nel settore di una certa controinformazione, prendiamo atto che c'è dissonanza cognitiva. Perché sì, mettete in dubbio i filmati, va bene, lo faccio anch'io. Ma io non escludo a priori che per colpa delle fasce di Van Allen
non ci siano mai state missioni con equipaggio umano oltre l'orbita terrestre. Guarda, Nicola, mentre noi parliamo, visto che siamo in diretta, sì, ti porto i saluti di Umberto Visani. Ciao Umberto. Visto che l'abbiamo citato e visto che il testo di cui stai parlando non esiste più, Umberto ci dà una bella anteprima che ci saranno sorprese a breve. Quindi ci sta lavorando, ci sta lavorando. Molto bene. E allora andiamo avanti con questa, ringraziando Umberto, andiamo avanti con questa chiacchierata, perché poi vorrei interagire anche un po' con il pubblico, perché poi nella seconda parte parleremo di cose magari un po' più leggere, anche se sorprendenti. Parleremo della grande beffa lunare della fine dell'Ottocento, una storia che pochi ricordano, ma che ho voluto riportare allo scoperto. Parleremo poi di storie antiche, di antichi viaggi lunari. Ma ci tenevo a dire due paroline sul presunto programma spaziale Taurus. C'è un giornalista che si è occupato molto di queste questioni, è Luca Scantamburlo. Luca Scantamburlo ha scritto diversi saggi, ha un sito, e lui si è occupato da anni e continua a occuparsi della questione delle missioni parallele e delle missioni segrete. È una questione maledettamente seria questa, perché come sono tante le operazioni militari che vengono condotte in spregio a qualsiasi ordinamento internazionale, in spregio a qualsiasi ordinamento costituzionale dei singoli stati, missioni clandestine a tutti gli effetti che vengono condotte quotidianamente, potrei citarvi tanti casi. Io ho avuto delle minacce perché feci un'inchiesta giornalistica attorno al 2008, in cui indagavo su militari nelle missioni in Medio Oriente, in particolare in Afghanistan, ufficialmente morti per malori o per così. Stavano lì, poi sono morti, no? Quando in realtà invece erano morti in missioni militari, saltati su mine o crivellati dai colpi nemici, in missioni non autorizzate, non ufficialmente autorizzate. Questo per darvi un'idea che in ambito militare c'è una segretezza, c'è una riservatezza. Cioè, da quando feci quell'inchiesta, un mio amico colonnello mi ha tolto il saluto e non mi parla più, perché sono andato a toccare dei nervi scoperti. Quindi potete immaginare quanto più si sale di livello, e qui non solo metaforicamente, ma anche più si sale di quota, più si va fuori dal nostro mondo e più la segretezza aumenta. Aumenta perché ci sono questioni che non solo di soldi, ci sono questioni di conoscenze scientifiche che evidentemente per certi poteri che ci dominano devono restare segrete. E qui non sto parlando solo della reale forma della Terra, delle reali dimensioni della Terra, della vera natura della stratosfera, della vera natura delle fasce di Van Allen, potremmo andare avanti all'infinito, della vera natura del Sole, della vera natura del Sistema Solare, della vera natura dei nostri satelliti, non solo quello della Terra, ma anche di Deimos e Phobos, i satelliti di Marte, uno dei quali pare che sia di sughero, o se non è di sughero è cavo ed è artificiale. Ci sono tante cose che non tornano. Ma c'è l'ha riportato anche Umberto Visani nel suo libro, ma è tratto da delle fonti di Scantamburlo, c'è una dichiarazione relativa al progetto spaziale Taurus. Dice, no, testualmente, Taurus Space Program sarebbe il nome originale del programma spaziale lunare sotto egida militare americana, che per primo approdò sulla Luna con equipaggio umano e che fu approntato parallelamente a quello ufficiale denominato Apollo.
Taurus sarebbe stato portato avanti fino dall'anno 1962 e fu coronato con successo nel 66. Quindi, occhio, 3 anni prima del presunto sbarco, del presunto allunaggio dell'Apollo 11. Il razzo vettore della missione Taurus, che avrebbe portato al primo sbarco lunare nell'anno 1966, fu un razzo denominato Apollo D2 della General Electric. Tale razzo vettore sarebbe diventato successivamente il Saturn V. Il Saturn V è ufficialmente progettato da Wernher von Braun, quello che avrebbe portato nello spazio le missioni Apollo. E dice anche che tale razzo vettore sarebbe stato testato ben 4 volte prima poi di essere stato utilizzato nel programma Apollo della NASA, vale a dire nel programma ufficiale. E il discorso è lungo praticamente, ma molti hanno portato questa argomentazione, no, per confutare le missioni dell'Apollo. Sì, vabbè, i russi, volete che non lo sapessero se queste missioni erano false? Sicuramente ne erano a conoscenza. Dice, perché allora, visto che c'era la guerra fredda, non hanno sputtanato gli americani dicendo gli americani hanno mentito al mondo, hanno fatto tutto in un set cinematografico? Ma come spiega anche Umberto nel suo libro, non è così che funziona la politica. Non è che chi primo fa la spia vince una contesa internazionale. Intanto perché le missioni spaziali sovietiche avevano molte cose da nascondere sotto il tappeto. Pochissimo è stato reso noto pubblicamente, tranne i successi delle missioni spaziali sovietiche. Ed è quindi impensabile che l'Unione Sovietica negli anni 60, anche venendo a conoscenza di una missione farlocca, taroccata, chiamiamola come vogliamo, della NASA, che avrebbe decretato al mondo la presunta superiorità aerospaziale degli Stati Uniti, è impensabile che avrebbero presentato una denuncia ufficiale, poi dove? All'ONU? Perché avrebbero avuto immediatamente delle ritorsioni e gli Stati Uniti avrebbero cominciato magari ad aprire i vari scheletri nell'armadio dell'astronautica sovietica. Sarebbe stata una guerra fino all'ultima spiata. Ma non è così che funziona a livello internazionale. Certe informazioni vengono custodite gelosamente anche per essere usate al momento opportuno. Anni fa, in occasione di una competizione sportiva in Russia, no? La Coppa del Mondo, gli Stati Uniti fecero un po' di battaglia giuridica, tentarono sostanzialmente di invalidare determinate cose, determinate questioni. E allora fece molto scalpore all'epoca, nel 2015, la dichiarazione di un procuratore, del procuratore generale della Russia, che disse sì, gli Stati Uniti allora dovrebbero spiegarci come mai sono scomparsi tanti filmati originali delle missioni Apollo e dovrebbero anche spiegarci dove sono finiti decine di chilogrammi di rocce lunari, che sì, vabbè, le hanno prese loro, per carità, le hanno portate loro sulla Terra, ma queste rocce rappresentavano un patrimonio dell'umanità. Dove le avete messe? Potremmo quindi farvi certe domande. Ma qual era il senso delle affermazioni di questo procuratore? Era come a dire, non metteteci bastoni fra le ruote nelle nostre competizioni sportive, perché altrimenti noi potremmo anche farci domande su altro. Gli americani capirono l'antifona e mollarono l'osso. Quindi certe informazioni vengono custodite gelosamente e vengono tenute ad arte e conservate per l'occasione, per quando possono servire, come tutte le informazioni di intelligence del resto.
vengono archiviate, vengono catalogate e tenute pronte, calde per ogni evenienza, per quando si presenta l'occasione di doverle utilizzare. Quindi, secondo Scantamburlo, i sovietici sarebbero stati perfettamente consapevoli, anche perché sarebbero stati avvertiti, e se non fossero stati avvertiti l'avrebbero visto dai loro satelliti spia, sarebbero stati quindi a conoscenza dell'ipotetico successo di queste missioni Taurus. Non avrebbero quindi detto niente, se non magari facendosi qualche risata fra di loro. Immaginatevi, no, questi ai tempi di Khrushchev, le risate che possono essersi fatti i membri del Politburo al tempo della missione Apollo 11. A volte mi viene, si lavora un po' di fantasia, no? Ma mi posso figurare, sapendo che magari quella missione era una farsa televisiva. Si devono essere fatti delle grasse risate. Ma non hanno detto niente perché erano consapevoli che era una farsa televisiva finalizzata a coprire un qualche cosa che anche l'Unione Sovietica aveva tutto l'interesse di coprire. Una, punto primo, la realtà di una presenza aliena. La realtà di una presenza aliena non soltanto nello spazio cosmico, ma sul nostro pianeta, molto probabilmente sulla Luna, molto probabilmente su altri pianeti del Sistema Solare e molto probabilmente, come emerge da tanti fattori, un'influenza piena, un'influenza aliena determinante anche sulla politica terrestre, sulle decisioni delle principali potenze terrestri. E questa è una cosa che chiaramente non può essere divulgata con leggerezza. È una cosa che è stata sempre tenuta segreta con la piena complicità degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica. Guerra fredda o non guerra fredda? Perché quando si deve tenere un segreto che è di portata globale, che è di portata universale, puoi anche essere in guerra, ma alla fine collabori, come poi hanno collaborato con tante missioni spaziali congiunte. L'Apollo Soyuz, la stazione Mir, eccetera, eccetera, eccetera. Come poi ufficialmente gli Stati Uniti, dopo la chiusura delle missioni shuttle, si sono avvalse dei vettori russi per portare i loro astronauti partiti da Baikonur sulla stazione spaziale internazionale. Quindi sono tante le cose che non ci dicono. Io non ho tutte le risposte. Potremmo stare delle ore a parlare di informazioni, ad analizzare i dati che sarebbero stati raccolti da Gary McKinnock. Anche questa è una questione di cui non abbiamo parlato la volta scorsa, ma che è veramente inquietante. Io vi chiedo soltanto di avere la mente aperta, di essere possibilisti, di non accettare i dogmi di fede. Le fasce di Van Allen, le avete viste? Le avete mai attraversate? Siete mai stati colpiti direttamente dalla loro radioattività? Io no. Le missioni Apollo, le avete vissute in prima persona? Siete stati presenti sul rover lunare insieme a Armstrong, Aldrin? No. Io no. I nostri padri e i nostri nonni hanno visto in televisione, in diretta, quella grande operazione mediatica che a tutto il mondo è stata voluta far vedere. Hanno fatto gadget a quei tempi, medaglie, c'erano le principali riviste, davano in edicola epoca,
panorama, davano in edicola la medaglia della Luna con tutti gli astronauti sopra, la medaglia che glorificava, ce l'ho anche io un paio di queste medaglie, le missioni dell'Apollo 11, tutto il mondo parlava delle missioni dell'Apollo 11, fu il trionfo mediatico degli Stati Uniti d'America, fu il trionfo mediatico della superiorità aerospaziale americana sull'Unione Sovietica. E l'Unione Sovietica tacque. Tacque perché condivideva dei segreti con gli americani. Facciamo 2+2. Hanno lasciato, hanno permesso che gli americani si ammantassero di gloria, una gloria peraltro effimera, perché non potevano smascherare questa operazione, perché avrebbero dovuto dire al mondo, e non c'erano le condizioni per farlo, non ci sarebbero neanche tutt'oggi, che la NASA è soltanto un grande bluff mediatico per coprire altro. Questa è la mia spassionata opinione. Un grande bluff mediatico per coprire una realtà segreta, una realtà parallela. Una realtà in cui si parla da anni sotto traccia e in certi ambienti di basi lunari ormai operative dagli anni 60, di basi presenti già su Marte con personale umano. Addirittura si parla di basi su alcune delle lune di Giove. Si parla addirittura di una missione che sarebbe partita per Alfa Centauri. Io non so, non ho tutti gli elementi riguardo a queste missioni. Io mi attengo a quello che ho potuto leggere, quello che ho potuto ascoltare. Si parla addirittura di un progetto parallelo a quello Taurus, chiamato progetto Red Sun, che era finalizzato, sarebbe stato finalizzato alla colonizzazione di Marte. C'è poi una questione parallela. Io pubblicherò a breve, il prossimo mese, a marzo, un libro straordinario, veramente bello, di uno studioso italiano che per anni ha analizzato, ha preso in esame i file declassificati della CIA. In America ogni tanto declassifica, non è come in Italia. In Italia non si declassifica niente. Il campione della declassificazione è l'FBI, che non fa che buttare fuori materiale, spesso inutile, ma talvolta anche interessante. La CIA declassifica un po' meno, ma grazie al FOIA, no, al Freedom of Information Act, negli Stati Uniti talvolta vengono rilasciati diversi dossier della CIA, vengono resi pubblici, ufficialmente declassificati sui loro siti. Alcuni contengono delle sbianchettature, chiaramente per questioni di sicurezza, dettate da presunte questioni di sicurezza nazionale, ma ci sono anche dei file integri. E questo libro, Ma la CIA come ci spia, è il suo titolo, uscirà a marzo, ci parla anche del remote viewing, che è una questione molto controversa. Il remote viewing, la visione a distanza, è una tecnica paranormale a tutti gli effetti, è una tecnica psichica che nell'Unione Sovietica era già studiata e sperimentata dagli anni, già dai tempi di Stalin, a dire la verità, soprattutto negli anni 40, negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Dimmi Gianluca. Sul remote viewing abbiamo dedicato una puntata con Sara Gamberoni, sì, e le tecniche base di remote viewing sono anche probabili per chi vorrà in una delle attività che proporremo proprio insieme a Sara, quindi una giornata intensiva di 5-6 ore che spiega la teoria con anche un esercizio di pratica molto molto divertente, quindi rimanete collegati su questi schermi per chi vuole provare per credere. Ottimo. No, il remote viewing è interessante perché viene preso in maniera maledettamente seria dalle autorità militari, sia russe che americane, ma anche francesi, israeliane e di altri paesi. Se ne parla meno, però. Si parla solo degli Stati Uniti, no? Quando si parla di remote viewing. Anche perché sono venuti fuori dei documenti che parlano
documenti declassificati che parlano di operazioni di remote viewing relative alla superficie della Luna, ma soprattutto relative alla superficie di Marte, ovvero sensitivi particolarmente addestrati che riuscirebbero a visualizzare a distanza addirittura la superficie in maniera dettagliata di un altro pianeta, pianeta come ad esempio Marte. E i casi, gli esperimenti di remote viewing effettuati sulla Luna e su Marte riportano costantemente la presenza di strutture artificiali, strutture anche molto antiche. C'è stata una vicenda negli Stati Uniti portata fuori da un curioso personaggio che tentò anche di candidarsi nel 2016 alla presidenza degli Stati Uniti con scarso esito, un avvocato. Ma questo personaggio ha raccontato di aver partecipato all'inizio degli anni Ottanta ad un'operazione segreta addirittura di teletrasporto. Qui non si parlerebbe neanche di remote viewing, ma di un vero e proprio teletrasporto su Marte. E ne ha parlato con una dovizia di particolari veramente sorprendente. Ora, non ci sono elementi di prova, di controprova di quello che lui ha ammesso, ma addirittura un particolare curioso. Lui ci parla di un suo giovane compagno di viaggio in questi teletrasporti, che sarebbe stato niente meno che Barack Hussein Obama. Un giovane Barack Hussein Obama che si sarebbe ritrovato insieme a questo avvocato dell'Ohio, si sarebbe ritrovato su Marte, in questa opera di non ufficiale di colonizzazione. Io non so quanto crederci, ve la riporto come notizia, perché su questo personaggio trovate molto materiale in rete. Ci sono le fonti più disparate, c'è poi la questione delle missioni Apollo successive, missioni non ufficiali. Questo è un caso mediatico che è venuto fuori attorno al 2008-2009, quando sono stati diffusi dei video relativi a delle presunte missioni Apollo 19 e 20. Ora, ufficialmente le missioni Apollo si sarebbero fermate alla 17 per la cronaca. Sempre il giornalista Andrea Scantamburlo si è occupato di questa questione. Fra l'altro ho avuto modo, a suo dire, di intervistare uno dei personaggi che avrebbe diffuso questo materiale e che a suo dire avrebbe partecipato in prima persona ad una di queste missioni. Si sarebbe trattato, trovate molto materiale in rete, materiale controverso perché da alcuni viene definito falso o in parte contraffatto. C'è sempre questo alone di contraffazione che io non sono in grado di verificarlo, chiaramente non ho le competenze tecniche per verificare l'attendibilità assoluta di alcuni filmati. Quello che io ho visto mi pare autentico, ma io, vi ripeto, non ho le competenze sufficienti. È stata adombrata di quest'alone di mistificazione questa vicenda, che sarebbe stata una vicenda congiunta, una vicenda relativa a due missioni congiunte, la 19 e la 20, russo-americane, finalizzata a che cosa? Finalizzate queste missioni a raggiungere sulla superficie lunare, sulla faccia opposta della Luna, quella nascosta, no? I resti di una gigantesca astronave sigariforme, molto lunga, un'astronave apparentemente antica, non certo lì da ieri, lì probabilmente da alcune migliaia di anni, che si sarebbe schiantata sul suolo lunare, probabilmente in seguito ad una guerra cosmica. Ci sono stati anche dei video, addirittura, che hanno mostrato una
una degli occupanti dell'astronave, addirittura che sarebbe stata trovata in ibernazione. Poi da alcune fonti sarebbe venuto fuori che versioni sempre diffuse, che non sono verificabili, che si sarebbe trattato di un manichino addirittura realizzato ad arte da uno scenografo francese. Ma il problema è riuscire a capire quanto una questione sia attendibile. C'è chi la rigetta in toto, c'è chi crede ciecamente ad una certa versione e c'è chi invece cerca di farsi in quattro per analizzare i pochi dati disponibili. Purtroppo le persone hanno approcci diversi. Ed è anche un bene che ci siano approcci diversi, ma quello che più danneggia, a mio parere, la ricerca è l'approccio fideistico e dogmatico. Quindi manteniamo la mente aperta e io sono disposto anche ad accettare che la nostra Luna possa essere una sorta di morte nera stile Star Wars, magari un'antica struttura creata da una civiltà incredibilmente superiore alla nostra, magari chissà quanti millenni fa. Non lo posso escludere. Ma io quantomeno mi sono letto tutte le documentazioni sovietiche su questi studi. Mi sono quindi fatto un'idea possibilista. Ci sono persone che solo a sentir parlare di questa questione erigono un muro nella loro testa e negano a prescindere la possibilità che questo possa essere vero. Non andiamo da nessuna parte con i dogmatismi. Io sono convinto, al di là di tutto di questo, che ci vogliano nascondere qualcosa. Ma pensate che una missione come quella Apollo, una serie di missioni, un programma spaziale come quello Apollo, che è costato delle cifre spaventose, spaventose. Tant'è che, come dicevo prima, i bilanci ipotizzati per il progetto Orion, se fosse stato portato a compimento, perché ufficialmente non lo è stato, sarebbero arrivati a un 10% di quello che è stato speso per le missioni Apollo. Ci hanno mangiato in tanti. Ma pensate che tutto questo polverone sia stato fatto solo ed esclusivamente per creare una rappresentazione cinematografica per sconfiggere mediaticamente l'Unione Sovietica nella corsa allo spazio? Io non credo. Poi ognuno può pensarla come vuole. Io credo semplicemente che ci vogliano nascondere qualcosa. E questo qualcosa comincia con A e finisce con I. A, vediamo se ci arrivate, alieni. E anche qui è il solito discorso, no? Ogni volta che si parla seriamente di alieni, c'è chi ha il risolino pronto, c'è chi ha la battuta facile. Perché? Perché davanti a una questione così seria, davanti a una questione così controversa, così anche pericolosa, una questione per la quale tutti i governi della Terra investono una marea di soldi in segretezza e sicurezza, dovete avere la risatina facile? Anche questa si chiama... Sì. No, cioè, un po' come i cani di Pavlov, no? Sono dei condizionamenti messi appositamente. E fra l'altro io ripeto sempre, perché visto che dicono Lamberti è quello che parla anche di alieni. Alieni in italiano vuol dire estranei ad un sistema, con tutta la connotazione di significati che ognuno di noi può dargli. Ma i film e la propaganda, la stessa che ha detto che gli indiani erano cattivi e i cowboy erano buoni, la stessa che tematiche più scottanti, ma vedere come in tutti i film venga perpetrata una certa propaganda, ha ridicolizzato un intero settore e ha messo il veto e scattano dei condizionamenti psicologici su alcune tematiche. E anche poi, fra l'altro,
parlare già in generale con gente del CICAP e del mainstream è impossibile, ma parlarne su determinate tematiche anche con gli argomenti alla mano, come spesso fa Mazzucco su tante cose, dove poi avrebbe anche invitato il mainstream a un confronto, ovviamente non vanno e hanno quelle risatine di cui tu ci raccontavi. Ma vogliamo parlare anche dei filmati che l'India ha fatto circolare, e che neanche il Commodore 64 era no, arrivato. Quelle sarebbero delle simulazioni al computer, quelle che hanno diffuso. È stato approvato. Eh beh, anche perché peccato che l'abbiano fatto nel 2024. Cioè, No, ma avrebbero ammesso che sono delle simulazioni al computer, anche perché non c'era la telecamera lì a riprendere l'allunaggio. Comunque, ora io personalmente mi occupo della questione aliena da anni, da oltre 30 anni, e lo faccio con estrema serietà. Chiaramente ne parlo con le persone con cui se ne può ragionare, non è un argomento che magari puoi fare sull'autobus con il primo che ti trovi davanti, perché le persone sono condizionate a neanche a non credere che possa esistere vita su altri pianeti, sono condizionate a ridere di una cosa. Pensate, 9 persone su 10, quando affrontate con loro la questione della vita extraterrestre o degli alieni, gli viene una risatina. Ma questa risatina è data da un condizionamento di programmazione neurolinguistica che le persone inconsapevolmente hanno ricevuto dal sistema. Fateci caso, siete condizionati. Cioè, io posso ridere di tante cose, mi prendo gioco veramente di tanti politici, di tante questioni, ma io non ho mai riso della questione aliena, perché è una questione maledettamente seria. E cerco di affrontarlo con la massima serietà, e ritengo che tutta la messa in scena della NASA, che è un vero specchietto per le allodole, è un vero apparato di distrazione di massa, serva per distrarre da altro, perché esistono fondi neri, esistono black projects, esistono missioni parallele segrete. Come vi ho raccontato la precedente puntata, Ronald Reagan erano gli inizi del suo mandato, era 1980, all'epoca non era ancora neanche partito il programma Shuttle, che dopo tanti anni di stasi e di apparente silenzio avrebbe riportato un po' di astronauti americani a fare 2 giri per aria, e Reagan si fece scappare in una conferenza stampa ufficiale, ed era nel pieno delle sue facoltà, si fece scappar detto che sono fiero, dice, del fatto che gli Stati Uniti posseggano adesso delle astronavi capaci di portare oltre 150 persone di equipaggio. Lo ha detto Ronald Reagan, non lo ha detto Cecchi Paone, cioè. E Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, non si è mai rimangiato quella affermazione. Poi si interruppe perché magari aveva capito che aveva un po' osato troppo, ma queste sono le navi del programma spaziale segreto americano, le stesse navi che Gary McKinnock è un ragazzo sfortunato, potremmo chiamarlo così. Ragazzo, ormai alla mia età. Lui fin da giovanissimo è sempre stato attratto da 2 grandi temi, computer e questione aliena. Grande appassionato di ufologia della questione aliena, grande esperto di computer, ma esperto veramente, a diventare uno dei più grandi hacker del mondo. Gary McKinnock partì con l'idea di voler dimostrare le dichiarazioni di una
di un'impiegata della NASA che dichiarò che tutte le foto e tutti i filmati vengono passati da un ufficio apposito che deve cancellare sistematicamente dalle foto e dai filmati di qualunque missione spaziale si tratti, qualunque traccia di presenze aliene o di velivoli alieni. Lui, volendo verificare queste affermazioni, trovò il modo, attraverso dei software di sua invenzione, di entrare, di hackerare i computer non solo della NASA, ma anche dell'esercito americano, dell'aeronautica americana, della Marina, di tante realtà molto sensibili. E trovò addirittura il modo di duplicare sul suo PC il contenuto di certi database. E lui non è passato inosservato come tanti di quelli che hanno fatto dichiarazioni, le dichiarazioni più eclatanti, che hanno dichiarato che le cose più grosse, più eclatanti, che più hanno fatto discutere l'opinione pubblica, e nessuno poi gli ha torto un capello. Guardate David Icke. David Icke, io lo stimo abbastanza. Fra l'altro l'ho molto rivalutato negli ultimi anni per le nette prese di posizione coraggiose che ha avuto nei confronti del colpo di Stato del 2020, colpo di Stato globale, chi mi intende capisce. Ma dobbiamo dare atto che i libri di David Icke sono un 80% di fantasia e un 20% di verità scottanti. Ed è questo 80% di fantasia, molto fantasiosa, e di informazioni e dati storici volutamente sbagliati, perché sono libri pieni di castronerie, di errori madornali storicamente, sono questo 80% di errori che gli hanno impedito di essere perseguitato dal sistema. Secondo me è una scelta voluta. Ci sono personaggi quindi che non vengono toccati, per quanto scrivano cose eclatanti, e ci sono personaggi che, per aver scaricato alcuni contenuti dei computer della NASA, del Pentagono o dell'aviazione degli Stati Uniti, sono stati al centro di una interminabile vicenda giudiziaria, tentativi plurimi di estradizione. La macchina giudiziaria americana, l'apparato giudiziario americano si è messo in moto contro McKinnock molto più di quanto si sia messo in moto contro Snowden. Alla fine non l'hanno estradato negli Stati Uniti, perché c'è stata una presa di posizione delle autorità, diciamo in Scozia, di un tribunale. Ma perché lo vogliono in galera con 7 capi di imputazione da costargli varie volte il carcere a vita? Perché lui ha scaricato del materiale che non doveva essere diffuso, materiale in cui si parla di equipaggi non terrestri, di personale non terrestre. Guardate bene, qui non si parla necessariamente di alieni, di esponenti di altre razze cosmiche. Personale non terrestre si intende, secondo alcune interpretazioni, come personale di volo di flotte spaziali. McKinnock ha menzionato tutta una serie di ships, di navi, che non figurano ufficialmente fra le navi della Marina degli Stati Uniti e la cui denominazione è SSS. USSS, United States Ship, è la denominazione delle navi della flotta, che sia la portaerei Saratoga o che sia un piccolo caccia torpediniere, sono USS. USSS, United States Space Ships. Questo USSS è la denominazione di queste navi che ha menzionato Gary McKinnon, che lui ha avuto modo di estrapolare da questi database.
In alcune parti di questo materiale si parla addirittura, e questa è la cosa più scottante, di equipaggi misti, ovvero di equipaggi terrestri e di equipaggi non propriamente di questo mondo. Quindi esisterebbero addirittura delle astronavi della flotta spaziale segreta americana, che esiste, che avrebbero a bordo una sorta di Spock di Star Trek, per darvi un'idea, non lo sappiamo, che avrebbero a bordo degli ufficiali non comunque terrestri, forse come ufficiali di collegamento, forse come personale che deve sovrintendere dall'alto alle attività americane, non lo sappiamo. Ma queste cose sono trapelate. E un personaggio come McKinnock, che è un tipo innocuo, uno studioso, un ricercatore, uno che vive nel mondo dei computer, è diventato immediatamente, improvvisamente, uno degli uomini più braccati dalla giustizia americana. Queste cose devono far riflettere, perché se gli alieni fossero una bufala, si sarebbero fatti due risate. Ah, guarda questo McKinnock che parla di alieni, parla di astronavi. Invece no, gli danno la caccia e lo vogliono in galera a vita, gli vogliono tappare la bocca. Ora, qual è uno degli scopi principali di questo ciclo di trasmissioni? È fare sì informazione, è fare controinformazione, ma soprattutto è creare una nuova cultura, creare un nuovo modo di pensare, un nuovo modo anche di coinvolgere gli spettatori, un nuovo modo di stare insieme da una parte e dall'altra del video. Ma soprattutto il senso di queste trasmissioni, secondo me, deve essere quello di indurre al ragionamento, al pensiero critico. E il pensiero critico, ricordatevelo sempre, è nemico del dogma. Quando si accetta una cosa per dogma di fede, si va veramente a ledere il nostro diritto e la nostra facoltà di avere un pensiero critico. E ricordatevi sempre che è il pensiero critico che ci salva, che si è salvato negli ultimi 3-4 anni, lo ha fatto perché ha dimostrato pensiero critico, e chi ha pensiero critico difende la propria libertà, e non solo la propria, ma anche quella di chi ci circonda. Quindi io passerei adesso, magari dopo rispondiamo ad alcune domande, ma volevo raccontarvi una vicenda veramente sorprendente. Avete presente quando Orson Welles, negli anni 30, quando l'attore Orson Welles da un microfono di una stazione radio negli Stati Uniti fece una dichiarazione, fece una trasmissione, no, sostanzialmente, dicendo che erano sbarcati marziani. Si creò il panico generale. Fu un test, è venuto fuori dopo, fu un test dell'FBI, per testare, un test deve testare, per testare una risposta dell'opinione pubblica di fronte ad una minaccia aliena. E il test riuscì perfettamente, perché il Majestic 12 e anche altre commissioni poi si sono servite anche dell'esito di questo test per censurare determinate realtà, per giustificare la censura su certi temi. Giustificazione qual era? Che l'opinione pubblica non è pronta, che si crea il panico. Orson Welles fece la dichiarazione in una trasmissione molto enfatica: sono sbarcati marziani, sono atterrati qua, sono atterrati là, stanno invadendo qui, stanno invadendo là. Scene di panico in tutti gli Stati Uniti, il panico dilagò anche oltre i confini degli Stati Uniti, perché le notizie circolano, e ci fu, anche se eravamo negli anni 30, e ci furono in tutto il mondo scene di panico, suicidi, incidenti, gente che si buttava dalle finestre. Perché? Perché un attore aveva fatto una trasmissione radiofonica dicendo che erano sbarcati gli alieni. Ma una cosa simile, quasi analoga, successe in realtà nell'Ottocento. Ve la voglio raccontare brevemente, perché c'è un motivo. Io proprio oggi ho dato alle stampe, io mi diverto un po' a riportare fuori alcune curiosità, anche curiosità letterarie, e ho voluto riportare alla luce una vicenda
che risale al 1000, aspettate che vi dico la data, agli anni 70 dell'Ottocento praticamente. No, al 1835, scusate, non avevo i dati sotto mano, e questo è veramente sorprendente perché siamo nella prima metà dell'Ottocento. Stati Uniti ancora giovani, Stati Uniti ancora da far west, potremmo dire, ben prima della guerra civile. Stati Uniti che non erano ancora una grande potenza. E c'era un giornalista inglese, tale Richard Adams Locke, che si era trasferito a New York per cercare fortuna. Uno dei tanti europei che erano emigrati in America. Questo Richard Adams Locke trovò lavoro nella redazione del New York Sun, uno dei principali quotidiani della New York dell'epoca. Che cosa fece per cercare di ritirare un po' su le sorti di questo giornale che stentava a decollare? Probabilmente architettò questa cosa d'accordo col direttore. Dice: cerchiamo di creare un caso mediatico che ci faccia vendere tante copie. E allora sentite che cosa fece. All'epoca c'era un grande scienziato, un astronomo, che era Herschel. Si chiamava John Frederick William Herschel. Herschel, che era nato nel 1792, pensate, è stato uno dei più grandi astronomi, matematici e chimici dell'Inghilterra del suo tempo. Lui si occupava molto di astronomia e cercava di indagare con i mezzi e con gli strumenti dell'epoca, con i cannocchiali e i telescopi dell'epoca, i misteri del cosmo. Ma lo faceva con gli strumenti del suo tempo. E che cosa fece Locke? Locke si servì del nome di Herschel per scrivere, senza chiaramente firmarli, scrivere 6 articoli che vennero pubblicati uno al giorno su questo giornale di New York, su New York Sun. E questi articoli erano clamorosi, perché questi articoli risultavano di fatto a firma di Herschel, riportavano presunte dichiarazioni dell'astronomo Herschel, e cerco di sintetizzare, venne fuori che Herschel avrebbe scoperto un telescopio talmente avanzato che gli avrebbe permesso di vedere la superficie della Luna con una precisione millimetrica, e alla fine avrebbe ammesso tutto quello che era riuscito a vedere sulla Luna: montagne, foreste, laghi, mari, animali incredibili, mammut, pterodattili, gli animali più leggendari, e, udite udite, esseri umani, particolari esseri umani alati. Questi articoli eravamo nel 1835, fecero uno scalpore incredibile. E negli Stati Uniti tutti parlarono di questi articoli e tutti volsero gli occhi verso la Luna. Persone che mai si erano occupate della Luna cominciarono a guardare la Luna con ansia, temendo che questi esseri alati potessero arrivare fin sulla Terra a turbare i loro sogni. E la cosa fu particolarmente divertente perché questi articoli vennero scritti totalmente all'insaputa, e chiaramente di questo povero astronomo, di questo Herschel, che rimase interdetto quando venne a saperlo. Fra l'altro, tentò anche Herschel di fare causa al New York Sun, ma non riuscì. Non c'erano degli estremi legali, perché ufficialmente gli articoli non erano firmati, e non si riuscì in tribunale ad appurare la paternità dell'autore degli articoli. Infatti Richard Adams Locke negò fino all'ultimo, negò sempre, l'avrebbe ammesso in tarda età poi, di avere scritto quegli articoli,
avrebbe ammesso molti anni dopo di averli scritti per vendere copie, per creare un caso mediatico, ma fu uno dei primi casi in cui mezzo mondo cominciò a guardare alla Luna con altri occhi. Cominciò a guardare alla Luna credendolo. Per tutto il tempo che passò dall'uscita di questi articoli fino alle feroci e disperate smentite di Herschel, che era stato suo malgrado chiamato in causa a sua insaputa, le persone cominciarono a guardare alla Luna con fascino, con ammirazione, con inquietudine, immaginando la Luna popolata da queste misteriose creature alate, oltre che da mammut lanosi e da strani animali estinti qui nella preistoria. E allora io ho voluto ripubblicare quella che negli Stati Uniti è stata chiamata The Great Moon Hoax, la grande beffa lunare, uno dei casi, dei primi casi mediatici della storia dei tempi moderni che oggi è stato dimenticato. E non so se si può far vedere la copertina di questo libro. Sì, allora ne abbiamo due. Mandale pure, eccola qua, sì. Il libro uscì dopo gli articoli, ma non recava la firma di Locke, perché Locke per molti anni negò la paternità di questa operazione. Questo libro venne pubblicato in lingua italiana a Napoli nel 1872, se ricordo bene, e tradotto da un'edizione francese, perché questo libro dopo gli Stati Uniti aveva circolato in Francia. Il libro seguì gli articoli, chiaramente, approfondiva ulteriormente la questione degli articoli e tutto veniva attribuito alle presunte scoperte dell'astronomo John Herschel. E quindi ho voluto mettere in copertina uno di questi uomini alati, proprio tratto dalle prime illustrazioni ottocentesche, molto di fantasia. Ma è una vicenda pazzesca che deve far riflettere sull'impatto mediatico di una certa notizia in un'epoca in cui non c'era la televisione, non c'era la radio, non esisteva chiaramente internet, non esisteva l'informazione globale che c'è oggi, esisteva esclusivamente la carta stampata ed erano pochi quelli che leggevano i quotidiani. Perché nel 1835, soprattutto negli Stati Uniti, erano pochi quelli che sapevano leggere. Eppure, un caso del genere fece uno scalpore mediatico che travalicò i confini di buona parte degli stati del mondo. Tutti parlavano della Luna. Invece l'altra copertina è relativa al primo romanzo di fantascienza della storia. È un libro che mi ha molto toccato in gioventù. È uno dei primi classici dell'antichità che io lessi da ragazzo. E mi ricordo che mi lasciò molto impressionato. Poi io ho riscoperto quest'autore diversi anni dopo, Luciano di Samosata, e ho voluto dedicare tante ricerche su di lui. Luciano è un autore tardo, considerato tardo, nel senso che è del secondo secolo d.C. È un autore già di epoca romana imperiale. Lui era siriano, di lingua greca, probabilmente di lingua siriaca, ma scriveva in greco. È stato autore di tanti dialoghi filosofici, di tante opere. Io ho pubblicato i dialoghi degli dei. Sto ripubblicando diverse sue opere perché è interessante. È considerato un autore paradossale, un autore satirico. Ma lui, pensate, che ha scritto, e fortunatamente è giunto fino a noi, il primo romanzo di fantascienza ufficialmente noto, che è La storia vera. E perché lo cito stasera? Perché il primo romanzo storico, o comunque il primo testo dell'antichità in forma romanzata, in cui si parla di un viaggio nello spazio. Ora, in realtà il primo mi hanno fatto notare oggi che in realtà il primo testo antico in cui si parla di un viaggio nello spazio
è quello di cui vi ho parlato in una puntata sull'origine degli Anunnaki. Tra l'altro la puntata che ha avuto il record di visualizzazioni, almeno delle mie, è il racconto di Adapa di Eridu, colui che spezzò l'ala del vento, no? Che lì si parla in quel racconto di un vero e proprio viaggio nello spazio, che lui descrive la Terra che si allontana sempre di più, vista da un altro punto di osservazione, eccetera, eccetera. Ma Luciano è sorprendente perché questo libro contiene la storia vera, tanti archetipi che dopo ritroviamo in Apuleio, che ritroviamo addirittura in Collodi con Pinocchio. Descrive tanti archetipi che ritroviamo nel Barone di Munchausen, che ritroviamo in Jonathan Swift, che ritroviamo in Jules Verne. Parla di una spedizione simile a quella degli Argonauti, ma Argonauti molto brancaleoneschi, molto più raffazzonati, che vanno un po' all'avventura. È un libro satirico d'altronde, ma questi Argonauti con la loro nave riescono ad arrivare sulla Luna. Vanno a compiere una vera e propria missione sulla Luna. E sulla Luna che cosa trovano? Una situazione di guerra. Non solo la Luna è abitata, ma la Luna è in quel momento occupata dalle truppe del Re del Sole. Truppe del Re del Sole che è in guerra contro il pianeta Venere, che vuole occupare il pianeta Venere, che si serve della Luna come avamposto. Quindi Luciano e i suoi argonauti, chiamiamoli pure così, vengono catturati dal Re del Sole che li trattiene come ostaggio per diverso tempo e loro raccontano tutto quello che vedono sulla Luna, tutte le situazioni, tutte le creature strane, perché la Luna è sempre stata immaginata dagli antichi come abitata da strane creature. La volta scorsa vi ho parlato anche dell'Orlando Furioso, vi ho parlato del fatto che sulla Luna Orlando, cioè in realtà Astolfo, si reca sulla Luna in compagnia di San Giovanni Evangelista per recuperare il senno perso da Orlando, perché si riteneva che la Luna fosse un po' come il mondo delle idee di Platone, una sorta di deposito dove finiva tutto quello che veniva perso sulla Terra. E Luciano di Samosata ci parla quindi del primo viaggio, se escludiamo la letteratura sumerica chiaramente, del primo viaggio sulla Luna, ci descrive le popolazioni della Luna, ci descrive il paesaggio lunare, ci descrive le situazioni sulla Luna. Poi con la nave riesce a tornare sulla Terra e avrà tante altre avventure. È un libro che ve lo consiglio perché è divertente, ma fa anche riflettere perché vedrete che contiene gli archetipi che ritroviamo anche in Pinocchio. C'è la loro nave, poi viene ingoiata da una gigantesca balena, per esempio. Questa balena gigantesca è talmente grande che contiene nella sua pancia interi arcipelaghi di isole. Poi non vi dico come riescono a uscire dalla balena e a proseguire la loro missione, ma è una storia molto, molto, molto controversa. Ma volevo, prima della conclusione, volevo leggere e citare un passo di una mail che mi ha mandato una nostra ascoltatrice, che ringrazio veramente. Non cito il nome per privacy, ma l'ascoltatrice capirà che è chiamata in causa, perché ci parla di un aspetto della Luna che non abbiamo trattato e che meriterebbe, secondo me, alcune riflessioni. Allora, scusate che sto aprendo la mail. Nel frattempo, dopo leggiamo anche qualche domanda. Quindi, esattamente, guarda, se vi va, mi scrivete domanda, due punti e poi arriviamo. Prego. Allora, questa nostra ascoltatrice, a parte ci ringrazia per le preziose informazioni che vengono trasmesse ad ogni singolo appuntamento, e ci dice: in riferimento all'ultimo episodio trattato, la Luna, mi sono ricordata che alcuni anni fa, leggendo un libro, si faceva riferimento ad eventi che avvenivano sul nostro satellite. Il libro sarebbe Il mago di Strovolos di Kyriakos Markides.
ci parla di Spiros Sati, che non è stato solo un grande guaritore, un erudito che parlava ben sette lingue, ma anche un grande iniziato. Viveva sull'isola di Cipro, a Nicosia. Questo Sati avrebbe fondato il Circolo per la ricerca e la verità. E nel suo secondo libro, Fuoco nel cuore, menziona la Luna. E ci dice alcune riflessioni molto interessanti, che fra l'altro le ritroviamo anche in Rudolf Steiner. C'è quindi una comunanza di vedute fra i due personaggi. Malgrado abbia ispirato con la sua bellezza poeti e amanti di tutti i tempi, è sempre stata una prigione psichica del pianeta Terra. È un luogo dove gli arcangeli, preposti alla sorveglianza dell'evoluzione sul nostro pianeta, hanno isolato le entità umane estremamente distruttive. Queste entità umane distruttive vengono imprigionate per lunghi periodi di tempo nella controparte psichica della parte materiale della Luna. Essendo imprigionate in questo modo, esse desiderano ardentemente ritornare sulla Terra e cercano sempre di scappare senza però riuscirci. Fanno questi tentativi quando in certi periodi dell'anno la controparte psichica della Luna e della Terra si toccano. Allora queste entità cercano di far presa su animali o su esseri umani che sono sensibili alla loro influenza. Si interrompe quando le controparti psichiche della Terra e della Luna non sono più in contatto, e allora queste entità vengono di nuovo attratte dalla Luna. Ora mi chiede questa ascoltatrice che cosa io penso di questa teoria. Vi ripeto, Rudolf Steiner ha fatto considerazioni simili in alcune sue opere. Io non mi esprimo di fronte a queste teorie perché già sono tanti i misteri materiali della Luna. Pensare anche che la Luna abbia una configurazione psichica che faccia da prigione spirituale delle anime umane particolarmente pericolose, poi pericolose per chi? Sulla base di quale metro di valutazione? Questo farebbe ipotizzare una grande intelligenza aliena superiore o un'intelligenza artificiale che decide quali siano le anime umane pericolose, scremandole da quelle buone, per poi imprigionarle sulla Luna. Cioè, mi sembra una situazione un po' paradossale. Però è curioso che ne parli, anche se con termini simili, non esattamente uguali, anche Rudolf Steiner. Ora, di sicuro la nostra Luna nasconde molti segreti, come molti segreti nasconde anche spiritualmente il nostro pianeta. Ma io ritengo che si debba prima affrontare le questioni materiali dei segreti della Luna, perché la Luna, secondo me, ci nasconde molte cose ben solide e materiali, oltre che spirituali. Questo è almeno il mio punto di vista. Ci sono poi prigioni spirituali, ma sono su piani paralleli. Come esistono, io ne sono convinto, molti piani dell'aldilà artificiali, creati ad arte da un'intelligenza molto antica, forse artificiale, ma molto antica, per ingabbiare le anime umane. D'altronde la vera battaglia è su quello, è sulle anime, è psichica, è sulle energie. Ti voglio leggere un po' di domande, ovviamente sono tantissime, siamo 3.000 persone solo in questo momento tra tutte le piattaforme su cui stiamo trasmettendo, però Geoff ci fa un... Ci dà una bella immagine. L'odierna Luna, l'astronave che portò i nostri antenati sul pianeta Terra? No, non credo. E poi Stop Matrix chiede se puoi scrivere o ridire il nome dell'astronomo americano. Ah, aspetta, quello che ho citato per quella vicenda dell'Ottocento? Sì. Sì. Allora, era inglese, era John Frederick William Herschel, scritto Herschel. È stato uno, fra l'altro, è quello che ha scoperto le nubi di Magellano. È stato uno dei veramente dei più grandi astronomi di sempre.
uno scienziato veramente straordinario, che è stato chiamato in causa a sua insaputa in questa vicenda grottesca e anche divertente. Poi, bella domanda, su la Terra e la Luna potrebbero essere collegati tramite uno Stargate? Ma intanto bisognerebbe capire uno Stargate che cosa può collegare. Molti ritengono che il nostro Sole sia un potenziale Stargate, che non sia esattamente come ci viene descritto dagli astronomi, quindi che abbia anche una superficie molto meno calda di come ci venga raccontato. Anche perché da quando esiste la sonda SOHO, che è una sonda orbitale che è creata apposta per l'osservazione solare, questa sonda sta rilevando delle cose impressionanti. Esistono in rete, sono trapelati o li hanno fatti trapelare centinaia di filmati di inquietanti flotte che pare che escano dalla superficie del Sole o che si manifestino in prossimità del Sole dirigendosi verso il sistema solare interno. Enormi flotte di astronavi e sono visibili in questi filmati. E cosa allucinante, a volte si sono verificate apparizioni come dal nulla, come da dei portali, di astronavi cubiche o piramidali. Questo è qualcosa di pazzesco, ma sono gigantesche. Si tratterebbe di astronavi grandi come la nostra Luna. La luminosità della Luna è artefatta, tra l'altro bellissimo anche la precisione con la quale in qualche modo sembra essere calcolata per coprire il Sole durante l'eclissi. Sì, questa è una questione di dimensioni. La Luna, come dicevo nella scorsa puntata, sembrerebbe avere delle dimensioni non casuali e una distanza media con la Terra non casuale. Perché se fosse leggermente più vicina o se fosse leggermente più lontana o se avesse un altro diametro, sballerebbe tutto l'equilibrio delle maree, tutto l'equilibrio delle influenze lunari sui moti della natura. Sembra calcolata d'arte, posizionata d'arte da un'intelligenza superiore per svolgere un determinato ruolo, che sia naturale o che sia artificiale. Io ci vedo veramente la mano di qualcuno. Poi la domanda era, perché mi sa che non ho risposto alla domanda. Sulla luminosità. La luminosità. L'artificiosità della luminosità. Non lo so. Ufficialmente la luminosità della Luna, lo sappiamo, no? Viene attribuita alla rifrazione del Sole, ma io non so dire se ci sia un'artificialità o una programmazione in questa luminosità. Ci sono però tante anomalie nella luminosità della Luna. Da quando esiste l'osservazione con i telescopi? Già nell'Ottocento, ma già nel Settecento addirittura, sono state osservate le prime anomalie luminose sulla Luna. Enormi flare, bagliori luminosi sulla superficie, grandi e piccoli, addirittura alcuni crateri avvistati mesi dopo non ci sono più, come se fossero stati spianati da qualche intervento artificiale. Poi c'è stato un caso eclatante. Io guardo spesso il cielo, tanti non lo fanno. Nel 2021, nella primavera del 2021, io notai, uscendo di casa, me ne stavo fuori col cane e a un certo punto guardo la Luna, che era bella, bella nitida. Era mattina e mi ricordo una mattina, mi sembra il marzo del 2021, che la Luna emetteva un pinnacolo di fumo, come se ci fosse un incendio sulla superficie o come se fosse stata colpita da un'immane esplosione. Questo fumo, questa fuoriuscita, diciamo, che poi poteva essere di polvere o di detriti, è durata per oltre una settimana.
perché io tutti i giorni osservavo la Luna, la osservavo con un cannocchiale molto potente e con un piccolo telescopio che ho, e si vedeva perfettamente questa colonna di fumo che continuava a uscire, fumo, ceneri, detriti, non vi so dire. Non si trovava niente in rete a riguardo. Sembrava che nessuno avesse notato questa anomalia. Ho scoperto mesi dopo poi un articolo su internet che cercava di riportava una foto del fenomeno che io stesso avevo osservato e che parlava dell'impatto con la Luna di un piccolo meteorite. Ma la Luna viene colpita continuamente da meteoriti. Lì è successo qualcosa di grosso, qualcosa che molto probabilmente, secondo me, non ci hanno voluto raccontare. O hanno fatto esplodere una testata nucleare sulla Luna per fare qualche test, qualche esame, qualche esperimento, o la Luna è stata colpita da qualcosa di particolarmente devastante. Quindi io invito il nostro pubblico, se trovate materiale su questo fenomeno che ha interessato la nostra Luna nella primavera del 2021, magari ne parleremo in una prossima puntata. Assolutamente, accogliamo questo tuo appello, ammesso che si possa. Ricordiamo che spesso, anche qui, quando qualcosa nel cielo risulta schermata, se puntando un telefonino o non vi torna la distanza o addirittura non lo si vede per niente, provate a fotografarlo con una macchina fotografica di quelle meccaniche, non digitali. Ecco, questo a me ha aiutato quando ho assistito al fenomeno del cubo nero di cui tanto abbiamo parlato nelle puntate precedenti. Quindi aiutiamoci fra di noi e proviamo a ricercare testimonianze, foto, per poterle quantomeno studiare. Hanno fatto sparire quasi tutto a riguardo di questo fenomeno. Anche questa la dice lunga sul fatto che ci sia qualcosa da nascondere a riguardo. Un po' come l'operazione ONU Moon è stata fatta sparire dalla rete. Ora, che cosa sia esattamente l'ONU Moon, io non lo so. Io so quello che mi è stato riferito, che era un'operazione delle Nazioni Unite finalizzata alla colonizzazione permanente della Luna, e che era un'operazione anche molto avanzata negli anni 90. Improvvisamente hanno cominciato a circolare dei dati, i primi anni che c'era internet sull'ONU Moon, è stato tolto tutto fino all'inverosimile. Adesso non esiste più una singola menzione sulla rete, a meno che non sia nel dark web, riguardo all'operazione ONU Moon, ed era un'operazione ufficiale delle Nazioni Unite, finalizzata alla colonizzazione permanente della Luna. Non se ne parla più, è stata completamente cancellata e segretata. Tutte le anomalie anche di dimensione, di posizione, collegate quando osservate le stelle, la Luna, il cielo, è una buona abitudine prenderne nota affinché poi magari un qualcosa che può non avere senso in quel momento lo può sicuramente avere unendo i puntini, raccogliendo delle stranezze. Magari quel giorno eravamo stanchi, l'abbiamo visto diverso, poco male avremmo gettato un appunto. Ma se poi il fenomeno fosse condiviso e in qualche modo portasse a qualche disegno, sicuramente avere anche i dettagli di orario, di giorno e di ciò che si è visto può aiutare parecchio. Questo è un suggerimento che do, visto che siamo in tantissimi all'alba delle 2 ore di puntate, il che condivido quanti dicono di poterti ascoltare anche tutta la notte, Nicole. Il tuo entusiasmo, la passione per quel che ci racconti è palese, devo dire, fa veramente effetto. Ci sono altre domande? Allora, poi nell'andare avanti nella puntata hai risposto già a molte domande. Adesso chiedono poi anche un cenno a Giordano Bruno, che fra l'altro ricorre l'anniversario Sì. Quella notte proprio di recente. L'hanno alzo sul rogo proprio per il mio compleanno.
coincidenze, ecco, un po' staremo a vedere, una data viene segnata sempre da avvenimenti importanti. Stardust, grazie di cuore per i super sticker, grazie di cuore anche ai nuovi abbonati, a chiunque deciderà di iscriversi o di effettuare donazioni con i super sticker, ma abbiamo messo l'opzione anche di bonifici, PayPal, tutto per in qualche modo portare avanti quel che è il nostro impegno. E anche magari, visto che abbiamo citato anche Visani questa sera, ricordiamoci anche del libro che è disponibile su tutte le piattaforme, il buon Mesbet ce lo mostra, sull'Antartide, sotto l'Antartide, quindi una terra proibita. Voglio ringraziare anche tutto l'affetto ricevuto a Genova proprio su questo testo. E guarda, lo trovate veramente su tutte le piattaforme, quella sul quale sta avendo più successo, mi fa piacere vederlo alto in classifica, è Amazon, perché è proprio lì dove non ci vorrebbero, proprio lì in mezzo ai libri che in qualche modo gli accademici tanto si impegnano a promuovere nei canali televisivi. Molti di questi sono dietro al nostro, il che è veramente Davide contro Golia. E fra l'altro vi vorrei far vedere anche il calendario, perché il prossimo è proprio Giochiamo in casa di Nicola, sì, a Prato. Una bellissima conferenza il 16 di marzo, 23 marzo Parma con base terra in live, 6 aprile Vittorio Veneto, 13 aprile l'escursione alla Sacra di San Michele con Cogerino, che lo saluto, che è passato in chat a salutare, 20 aprile a Loreto nelle Marche, una bellissima conferenza, 11 maggio a Torino, 12 maggio l'escursione il giorno dopo, ormai sapete che in virtù di questo c'è un doppio evento in virtù dei nostri compleanni, visto che la gente viene magari da tutta Italia e gli diamo anche motivo di stare un paio di giorni. E poi, per chiunque volesse, c'è un webinar, ce l'abbiamo la locandina del webinar, perché sabato sveliamo la sede e i primi eventi, le prime presenze in sede, gli open day, webinar di aggiornamento, ma solo per chi segue questo tipo di tematiche. Come si può partecipare? Mandando o chiedendo informazioni ad un'email che è amici@facciamofintache.com. Ecco. E probabilmente non batteremo Ilari Blasi, che parla male del suo ex, ma comunque questa è l'Italia e noi facciamo quel che possiamo. Ecco, Nicola, chiedevano di Giordano Bruno, no? Ora, Giordano Bruno, ci sarebbe da fare 10 puntate solo per lui, ma lui, oltre a essere stato un agente segreto, perché tale è stato, è stato un grande iniziato soprattutto. Lui aveva delle conoscenze cosmologiche e cosmogoniche impressionanti, che erano il retaggio di un'antica tradizione di cui lui faceva parte. Lui, nell'Italia meridionale, si era conservata una tradizione plurimillenaria precristiana, e c'è stato il connubio in tante regioni fra una cultura pitagorica, una cultura ermetica, una cultura misterica di diversi aspetti, anche isiaca. Lui aveva delle conoscenze astronomiche che risalivano direttamente all'antico Egitto. Era veramente impressionante. E proprio grazie alla sua appartenenza a certi contesti che gliel'avevano trasmesse, probabilmente a livello di frate e familiare. Quindi torneremo a parlare di Giordano Bruno e delle sue conoscenze cosmogoniche, perché fanno venire i brividi. Lui aveva la consapevolezza che non siamo soli nell'universo e che esistono tanti altri pianeti abitati. Grazie Nicola, ti aspettiamo anche a base terra questo giovedì. Se vi piacciono le notizie, domani mattina alle 8 con De Graia per il caffè e la sveglia delle 8. Alle 18 ci sarà il mio editoriale sul canale Gianluca Lamberti. Se vi piace l'attualità e se vi va di assistere con me a un po' di ragionamenti e un po' di valutazioni che facciamo insieme su ciò che accade nel mondo. Domani sera, invece, amanti dell'arte e amanti di Facciamo Finta Che, si approfondisce la figura di Caravaggio, un altro omicidio di Stato, e anche questo è un appuntamento che ci tengo a sottolineare, poiché Azzeni è partito proprio da una scoperta, anche insieme a Nicola, è partito proprio dal sentiero di Atlantide e adesso sta regalando tante belle puntate al nostro canale. A proposito,
Domenica prossima ci sarà Mauro Marrani e torneremo a parlare di arte. Proprio nella prima puntata in cui c'è stato Azzeni, eravamo anche insieme a Mauro Marrani, che oltre a essere un bravissimo libraio è un grande studioso, un grande ricercatore. E domenica prossima con Mauro Marrani parleremo del 4 luglio 1442, di un certo cielo stellato che nasconde uno dei più grandi segreti della storia. Grazie Nicola, grazie a tutti quanti, appuntamento a domani, vi si vuole bene. Ciao. Esercitiamo il nostro diritto dovere di essere la storia. Facciamola anche noi la storia, facciamola in prima persona. Possiamo veramente cambiare.